non deve esserci questa guerra, perché devono ammazzarsi uno all'altro? No, fratello, 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 padre, padre, cioè figlio, figlio, padre, quindi così. È una guerra. Devono trovare un accordo, devono tranquillizzare. Nel 2015 pensare a una guerra in un paese europeo è un po', come dire, è una cosa banale. Non dovrebbe essere una cosa del genere. Stessa apprensione e senso di impotenza, ma è come una guerra nella guerra, quella delle migliaia di badanti ucraine che lavorano in Italia. Elena e Marina non vogliono farsi riprendere in volto. La guerra ucraina fa paura anche a Torino, perché c'è come un muro, la realtà di un paese che oggi divide memorie, punti di vista, idee di futuro. E anche al parco, nelle poche ore libere, non c'è più la solidarietà di un tempo. Badanti filorusse da una parte, vicine al governo dall'altra. Siamo tutti ucraini, però a un certo punto siamo diversi perché ognuno di noi capisce in modo suo questa cosa. Una volta eravamo proprio amiche e amiche, ma adesso siamo un po' nemiche perché è così. La signora Elena, 50 anni, di Odessa, lo dice chiaramente: con la Russia si stava meglio. Quando c'era l'URSS lei era commercialista, oggi è il suo stipendio di badante a mantenere marito, nipoti e figli. Uno di loro è militare, con la divisa ucraina, ma con simpatie per la Russia. Mi preoccupo di lui perché anche lui ha questo lavoro e lavora. Un lavoro pericoloso, già è pericoloso. Poi non posso dire niente dopo. Il cuore di Marina invece è in Europa, il posto dell'Ucraina nell'Unione, non altrove. Lo dice con un filo di voce, lei che da infermiera ha cercato in Italia il benessere per il marito, i due figli che oggi hanno 25 anni e studiano all'università. La Russia per lei è lontana, legata alle sofferenze del passato. Oggi, come allora, le divisioni non partono dal basso. Non ci siamo sentiti diversi, uguali. Un russo, un romeno, un polacco, eravamo tutti uguali. Io penso che è un problema politico di più che della gente. Tutti questi anni abbiamo vissuto come fratelli, anche se siamo un stato separato Ucraina, però comunque consideriamo i russi i nostri fratelli. È la guerra che rende le persone diverse. È la guerra che veramente si è alimentato tanto odio in questo periodo, ma è un odio, io credo, più alimentato dalla politica e non dalle persone stesse. I mondi di Elena e Marina apparentemente non sanno più incontrarsi, ma in fondo sono più vicini di quanto sembri. Le loro giornate sono molto simili, i lavori domestici, le passeggiate con gli anziani per cui cucinano e stirano e con cui, dicono, c'è un rapporto meraviglioso, quasi delle seconde famiglie. Elena e Marina, in fondo, sono partite dalle stesse speranze. Tutti che partivano non è che sapevano praticamente quella che ci aspetta. Niente, si buttava così, agli occhi chiusi, si rischiava. La prima volta ero senza documenti, no? Poi sono messa in regola con i documenti, tutto a posto, però non è che sono anche lì in Italia, non sono tanti lavori in giro. Quindi facciamo questo lavoro volentieri, mi piace il lavoro, è un po' pesante, però lo facciamo. Non proprio subito abbiamo trovato lavoro, prima abbiamo cominciato a frequentare una scuola per stranieri che insegnavano italiano. E così piano piano abbiamo conosciuto delle persone e poi abbiamo trovato anche il lavoro. Io sono impiegata 24 su 24 con la signora, lo guardo una signora, è meravigliosa la signora, andiamo d'accordo con lei, anche con i figli. Questa che mi fa stare bene perché sempre con il pensiero in Ucraina che non, le cose non vanno bene, almeno qui che mi stimano, facendo questo lavoro prendo un stipendio e mando a casa i soldi per aiutare la mia famiglia
si fa il lavoro che abbiamo bisogno, hanno bisogno le persone che li seguiamo, però sempre il pensiero a casa, alla famiglia. Elena e Marina in questo sono uguali. Il passaparola con le connazionali, le notizie cercate dalle poche fonti dirette, tante soste su internet per sapere come vanno le cose a casa. Un pensiero che non finisce mai, come il sogno, anche su fronti opposti, di pace e vita tranquilla. Questa non è una vita normale. Io me lo immagino una vita bella, tranquilla, con lavoro, con la famiglia, insieme. Noi, persone così piccole, non è che possiamo cambiare tanto, però la speranza c'è sempre.